Protocollo numero 2 con aminasen, forza a livello muscolare, dunque azione anabolizzante, con la rhodiola in caso di stanchezza fisica e mentale, sovraccarico a livello mentale, cambio di stagione, mi sento stanco, aminasen a livello muscolare, rhodiola a livello mentale. La rhodiola va a stimolare anche la produzione di serotonina, che è la molecola dell'umore, la molecola del benessere, dunque va ad agire a livello del tono dell'umore, mi sento meglio, ha un'azione antistress adattogena, dunque fa adattare al meglio il nostro corpo, la nostra mente, i vari stress ambientali e fisici. Dunque va a migliorare anche memoria e concentrazione. La rhodiola della linea Prodeco Pharma contiene due tipi di rhodiola, la rhodiola rosea e la rhodiola crenulata. Queste due rhodiole lavorano in sinergia perché vanno benissimo anche per chi sta seguendo delle diete. Perché innanzitutto la rhodiola rosea va ad agire appunto a livello della serotonina, magari durante una dieta abbiamo anche un tono del calo dell'umore con la ricerca di cibo magari proibito, per cui questo ci fa vivere meglio questa situazione e anche agire meglio in caso di fame nervosa. La rhodiola crenulata invece va ad agire a livello del metabolismo, per cui stanchezza fisica e mentale, ma anche problematiche di dieta, non riesco a seguirla perché ho sempre attacchi di fame nervosa. Aminasten con rhodiola.